vinto di nuovo il campionato quest'anno. Facciamo bordello. Renzo nella prima edizione dei Promessi Sposi si chiamava Fermo. Un panino al prosciutto? 400 calorie. Ma questo non significa forse sapere qualcosa? Ma che cos'è sapere? Esiste un tipo di sapere che si possa definire utile? Chi è Samantha Cristoforetti? È l'astro Samantha, la nostra astronauta che adesso è nella stazione spaziale internazionale. È tipo che è andata Non ho idea. Si sei trovato solo su queste cose. Sì. Beh, ci dovrei pensare troppo. Il ministro degli interni dell'attuale governo, non ne ho idea, io non seguo la politica. Bello! Alfano. Chi ha vinto l'isola dei famosi? Non sapevo neanche che rifacessero l'isola dei famosi, ragazzi. Non ho più idea. L'isola dei famosi l'ha vinto lì le due. Non lo so, l'isola dei famosi ha meno dignità che non sapere chi ha vinto. Quelli che non erano famosi? No, non lo so, ma... erano cessi. Primo articolo della Costituzione italiana. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Lavoro. Poi non mi ricordo. È democratica fondata sul lavoro. Padre nostro. L'Italia è una repubblica fondata sul... anche diritto costituzionale, aspetta, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, c'è qualche altro pezzo che mi sono dimenticata. Chi è il marito di Ilaria Brasi? Dov'è Totti? Francesco Totti. Totti. L'AIDS si può trasmettere attraverso la saliva? Sì, perché la carica virale, se non sbaglio, è contenuta anche nella saliva, se ci sono dei tagli in bocca si può... No. Ai tempi di Galileo nessuno era libero di sapere. Coloro che lo volevano, gli scienziati, venivano bruciati, torturati. Oggi, 21° secolo, basta collegarsi con lo smartphone alla rete e in pochi secondi tutte le informazioni sono a nostra disposizione. Cin! Ma siamo sicuri di saper utilizzare al meglio questa libertà? Boh! I don't know.